che i media, in particolare le agenzie di stampa, sono intervenute massicciamente a questa conferenza stampa che per noi assume un valore particolare, essendo la decima che noi facciamo e quindi a suggello di un periodo importante di attività di questa autorità. Non perdo altro tempo perché i ritmi sono molto serrati. Al tavolo noi abbiamo il presidente Nicola Zaccheo e i due consiglieri, la dottoressa Carla Roncallo e il professor Francesco Parola dell'autorità. In aula c'è anche il segretario generale Guido Improta. Io darei subito la parola al presidente per la sua illustrazione, cui seguirà ovviamente anche una sessione di domande e risposte. Una raccomandazione, ve la ripeto, tutto il materiale che avete ricevuto è ovviamente con embargo fino alle 11 quando comincerà la relazione nella sala della regina. Grazie, prego presidente. Grazie. Innanzitutto grazie a tutti, buongiorno e grazie per essere qui oggi. Come diceva prima Sergio, quindi quest'anno la presentazione della relazione annuale in Parlamento ha un carattere di particolare rilevanza in quanto compiamo 10 anni, no? Quindi siamo la più giovane delle autorità di regolazione indipendenti. Quindi il 17 settembre di quest'anno appunto compieremo 10 anni. Già vi annuncio che abbiamo previsto 2 eventi celebrativi, quindi abbiamo pensato di organizzare dei convegni. Il primo sarà intorno a metà ottobre qui a Roma e poi l'altro invece a novembre a Torino. Poi comunque saranno comunicate insomma, più presto le date per chi di voi poi sia interessato poi a seguire anche questi 2 eventi. Quindi quest'anno dobbiamo necessariamente partire di là, quindi 10 anni, insomma, per un'autorità come la nostra è un periodo di tempo già abbastanza importante, seppur piccolo rispetto quindi alla durata, no, e all'istituzione di altre autorità. Quindi abbiamo fatto un primo bilancio delle attività regolatorie e infatti la relazione annuale di quest'anno è proprio strutturata in questo modo, quindi partendo proprio da questo bilancio dei primi 10 anni dell'autorità. Dopodiché, come al solito, vi è la descrizione delle attività che sono state svolte quest'anno dall'autorità e quindi divise per le 3 macro aree di intervento, che poi sono l'accesso alle infrastrutture, la regolazione dei servizi e la tutela dei diritti dei passeggeri e degli utenti. Dopodiché cogliamo ovviamente l'occasione di essere qui in Parlamento per sottolineare quelle che potrebbero essere delle potenziali criticità nell'attività di regolazione e poi, come al solito, come piace a me chiudere le presentazioni delle relazioni annuali, ma la stessa relazione annuale, dare anche degli elementi di visione e in qualche modo anche appunto candidare anche l'autorità a svolgere un ruolo secondo noi importante nell'immediato futuro e non solo. Quindi partendo proprio dal decennale dell'autorità, io andrò molto velocemente, quindi c'è questa presentazione che immagino sia stata, vedo, distribuita poi a tutti voi, quindi è chiaro che poi troverete qualche informazione in più nella presentazione e poi nel caso abbiate bisogno poi di ulteriori informazioni, insomma anche il mio portavoce poi insomma anche in seguito nel corso della giornata è pronto a darvi elementi appunto e chiarimenti. Quindi dicevo, finalmente 18 anni dopo la legge del 14 novembre 95, la 481, che istituiva appunto le autorità indipendenti di regolazione di servizi di pubblica utilità, finalmente parte poi l'autorità di regolazione dei trasporti. Parte con la legge istitutiva, come alcuni di voi sanno, è del 2011, quindi c'è un decreto di dicembre, il decreto 201-2011, e poi insomma, all'inizio, insomma, come spesso accade anche nelle fasi di start-up, ci sono un po' di problemini, poi finalmente parte effettivamente l'autorità il 17 settembre del 2013. L'autorità in questi anni è stata sicuramente un punto di riferimento nel processo di liberalizzazione, di privatizzazione, andando anche a perseguire quella che era la politica ed è la politica europea dei trasporti.
La regolazione economica dell'autorità ha una caratteristica peculiare rispetto agli altri nostri colleghi europei e non solo, cioè noi facciamo una regolazione economica ex ante e svolgiamo poi attività di vigilanza ex post. Quindi questo ci permette di poter seguire completamente il ciclo di qualsiasi atto regolatorio ed è di estrema importanza, secondo noi, avviare appunto i cicli di regolazione appunto con una regolazione che parte proprio dall'inizio, appunto ex ante. L'autorità ha dato un contributo importante nel superamento di quelli che erano gli assetti preesistenti, che insomma, essenzialmente monopolistici, come ben sapete erano connotati anche da una fortissima presenza di operatori a capitale pubblico. Quindi uno dei risultati importanti che sono stati conseguiti in questi anni è sicuramente l'ingresso di nuovi operatori privati. Uno su tutto, se parlando dell'alta velocità del trasporto passeggeri, no? Ma così anche come in altri settori del trasporto. Questo perché uno dei compiti principali dell'autorità è proprio quello di garantire un accesso equo e non discriminato alle infrastrutture e agli affidamenti di servizi di trasporto. Abbiamo poi lavorato da un punto di vista più econometrico per cercare di ottimizzare la gestione quindi migliorando l'efficienza delle gestioni delle concessioni. Abbiamo posto un focus estremamente importante nella qualità dei servizi contenendo al contempo i costi, anche questo è un item importante, servizi di qualità sempre maggiore ma con un contenimento dei costi per l'utente finale. E poi c'è la tutela dei diritti degli utenti e dei passeggeri che, come sottolineo sempre in occasioni pubbliche, è per noi centrale e quindi tutto il nostro mondo ruota poi attorno a quello. Nei vari settori, ma molto rapidamente, quelli che sono stati i risultati secondo noi più importanti conseguiti, insomma li trovate qui, fatemi brevemente sottolinearne alcuni, per esempio nel settore degli aeroporti. I modelli di regolazione aeroportuale che hanno, insomma, partono quasi subito dal 2014 i primi modelli, poi una serie di evoluzioni fino ad arrivare agli ultimissimi modelli che sono stati poi approvati appunto quest'anno e poi insomma ne parlerò in seguito e anche durante la presentazione della relazione annuale. Però quali sono i principi ispiratori che hanno anche che appunto gli ispiratori nella definizione dei modelli? Innanzitutto la correlazione delle tariffe ai costi effettivamente sostenuti dai gestori. Grandissima importanza noi diamo alla trasparenza e anche alla pertinenza e quindi per esempio uno dei risultati più importanti è sicuramente l'obbligo di consultazione degli utenti aeroportuali. Come sapete ogni anno i modelli tariffari sono oggetto di una consultazione tra tutti gli operatori, compagnie aeree, gestori, associazioni di consumatori, utenti, quindi c'è un dialogo importante, quindi una consultazione reale. E poi il mondo aeroportuale, insomma, è uno del mondo dei trasporti in generale, ma il mondo aeroportuale in particolare è molto attento agli investimenti in tecnologia, in innovazione tecnologica, in ricerca e quindi i nostri modelli vanno anche a incentivare alcuni tipi di investimenti che per poter appunto migliorare poi le prestazioni dei servizi, le prestazioni non solamente dei servizi ma anche appunto dei sistemi poi che vengono utilizzati e delle innovazioni che vengono applicate all'interno degli aeroporti. Lasciatemi dire molto rapidamente che già dal 2019 poi i modelli aeroportuali erano stati estesi agli aeroporti con contratto di programma cosiddetto in deroga, cioè gli aeroporti maggiori, e quindi gli aeroporti di Roma, Milano e Venezia. E poi quest'anno, appunto 2023, abbiamo quindi finalmente emesso i nuovi modelli aeroportuali. E qui è stata anche finalmente conclusa una lunga procedura di infrazione con la Commissione europea proprio per la mancata individuazione di un'autorità nazionale di vigilanza indipendente. Quindi con questi modelli abbiamo superato poi anche questo problema. E vabbè, troverete anche una curiosità, nelle nostre statistiche si evince che i modelli e gli aeroporti che hanno da subito adottato i nostri modelli di regolazione hanno ottenuto un valore medio del costo
a volo unitario più basso di circa il 30% rispetto ad altri, e per essi il traffico è cresciuto circa 4 volte appunto rispetto agli aeroporti che non avevano da prontamente adottato i nostri modelli, e questo nelle stesse condizioni ovviamente di mercato. Andate molto brevemente nelle autostrade prima dell'autorità di regolazione dei trasporti, praticamente ogni concessione autostradale aveva delle regole a sé stanti, no? Quindi il primo importantissimo passo è stato quello di definire uno standard, un modello che fosse univoco e fosse poi applicato da tutti. C'erano appunto la mancanza di parametri oggettivi per andare a calcolare proprio la remunerazione degli investimenti dei concessionari, e c'era anche analogamente anche per altri settori la necessità di efficientare poi la gestione. Quindi i risultati che abbiamo ottenuto con i modelli autostradali sono noti. Col decreto Genova 2018 anche le concessioni vigenti sono state poi assoggettate all'autorità, e quindi abbiamo definito i modelli, appunto i modelli per autostradali per un gran numero di concessioni e anche per il maggior concessionario nazionale. C'è una tabella qui, come si vede, che appunto per esso, che poi è ASPI, la remunerazione del capitale investito è stata ricondotta a valore di mercato, perché si è praticamente dimezzata rispetto al passato, è passata da quasi un 14% fino a un attuale 7%. Qui poi lo vedremo dopo, c'è anche una criticità, cioè che noi abbiamo definito i modelli tariffari, però ancora non sono stati completamente adottati, solamente, per dire la verità, 4 concessioni hanno adottato i nostri modelli. Questo è uno degli elementi che sottolineerò durante la mia presentazione in Parlamento, perché è assolutamente necessario, secondo noi, che i modelli tariffari autostradali siano adottati al più presto da tutti i concessionari. Riguardo alle ferrovie, qua vado rapidamente, questo era il settore nel quale la regolazione era già, cioè era un po' più matura rispetto ad altri. Il contributo, la spinta liberalizzatrice dell'autorità, sicuramente le si è vista appunto in una reale competizione di mercato nel trasporto ferroviario passeggeri ad alta velocità. Come ho accennato prima, c'è stato un nuovo operatore, ma nuovi operatori si stanno anche affacciando oggi, quindi c'è una concorrenza qui reale. Si è fatto molto anche, però tanto ancora c'è da fare per le reti regionali interconnesse con l'infrastruttura ferroviaria nazionale, e qui per essi, così come per il gestore nazionale, noi interveniamo sempre accompagnando quasi, no, per mano i gestori con l'utilizzo di alcuni strumenti. Uno di questi è il prospetto informativo della rete, che è un documento importante nel quale l'autorità dà delle indicazioni, delle prescrizioni, fa delle osservazioni per spingere quindi il servizio a una maturità e una qualità sempre più elevata. I risultati importanti, uno su tutti, il livello medio del pedaggio per tutti i segmenti del settore ferroviario in Italia è mediamente inferiore a quello di tutti gli altri paesi europei, e parallelamente si garantisce l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. C'è stato, come dicevo prima, un aumento di imprese sul mercato, questo grazie appunto alla spinta liberalizzatrice dell'autorità. E ora il lavoro è sempre in progress, poi lo vedremo tra un attimo, perché anche su questo quest'anno abbiamo lavorato cercando di migliorare sempre di più la qualità dei servizi offerti. Per quanto riguarda i porti, la regolazione economica nel settore portuale dell'autorità si è concentrata innanzitutto nel fornire anche qui un quadro di riferimento univoco alle autorità del sistema portuale. Anche qui ogni autorità del sistema portuale aveva, e ahimè questo processo non è ancora maturo, ancora ha dei sistemi non uniformi, quindi c'è un lavoro importante ancora da svolgere in questo settore, e noi lo stiamo facendo. E poi anche qui abbiamo definito appunto delle misure che sempre tese a migliorare l'efficienza delle gestioni portuali.
Per il trasporto pubblico locale si è fatto tantissimo, questo è un altro di quei settori nei quali in questi 10 anni l'autorità ha veramente lavorato tanto e, lasciatemi dire, anche lasciando il segno. Abbiamo lavorato nella regolazione economica dei servizi di trasporto, prevalentemente andandoci a concentrare nel miglioramento dell'efficienza delle gestioni, però contemporaneamente nella riduzione della spesa pubblica, cercando di insistere di aumentare la qualità dei servizi erogati e permettere anche la contendibilità degli affidamenti. Questo è un settore ovviamente dove c'è tantissimo da fare, no? Noi le prime misure dell'autorità sono intervenute soprattutto, insomma, dove c'erano le condizioni di oneri di servizio pubblico, quindi per il trasporto pubblico locale connotati da oneri di servizio pubblico. Però è sotto gli occhi di tutti che qui c'è tantissimo lavoro ancora da fare per cercare di migliorare in alcuni casi il servizio che viene offerto all'utenza. Una delle attività importanti che l'attività qui ha espletato è la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi, appunto, del trasporto sia nazionale che locale, o connotato da oneri di servizio pubblico. Qui andiamo a definire anche gli schemi dei bandi, delle convenzioni, quindi insomma, il presidio dell'autorità è importante. E invece per quanto riguarda invece la tutela dei diritti dei passeggeri e degli utenti, in questi 10 anni quindi l'autorità ha svolto un ruolo importante sia con poteri di regolazione ma soprattutto e anche con poteri di vigilanza. Quindi abbiamo, noi anche qui siamo un unicum nel panorama europeo, cioè anche in questo settore noi effettuiamo una regolazione ex ante andando a definire quello che è il contenuto minimo dei diritti che gli utenti dei servizi devono esigere, appunto, dei fornitori dei servizi stesso, dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. Poi noi siamo l'autorità che ha poteri di enforcement degli atti di regolazione, con gli atti di regolazione nostri che vengono maturati dai regolamenti europei in materia. E poi ovviamente c'è sempre un supporto e un'importante anche funzione ausiliare nei confronti degli organi costituzionali, appunto con il governo e il Parlamento, con la spinta, con operazioni che vadano in qualche modo a rafforzare i poteri che l'autorità ha in questo settore. Lo dico di nuovo, l'ho detto anche prima, per l'autorità in generale, per questa consigliatura in particolare, la tutela dei diritti dei passeggeri è veramente centrale ed è, come dico sempre, è il centro di gravità attorno al quale poi devono ruotare tutte le nostre appunto, attività. Una importante attribuzione di poteri che abbiamo avuto con l'ultima legge sulla concorrenza riguarda l'istituzione delle Alternative Dispute Resolution, cioè le risoluzioni extragiudiziali delle controversie. Questo lo vedremo tra un attimo, è un'attività che ci impegna molto, ma è molto importante. Tra l'altro le nostre competenze in questo caso si estendono anche nel settore del trasporto aereo, nel quale noi non siamo il National Enforcement Body, cioè non siamo il riferimento europeo per l'attuazione, appunto, dei regolamenti europei, in quanto è un ambito nel quale agisce l'ENAC. Però per la risoluzione alternativa invece delle dispute, noi abbiamo avuto anche i poteri di farlo anche nel settore aereo. Molto rapidamente, per il contenuto minimo dei diritti degli utenti, che riteniamo essere un'attività di regolazione estremamente importante, abbiamo definito delle atti regolatorie per dei servizi ferroviari via mare e con autobus per quanto riguarda il trattamento dei reclami. Abbiamo definito il contenuto minimo dei diritti degli utenti nei trasporti ferroviari connotati da obblighi di servizio pubblico e poi anche il contenuto minimo dei diritti dei passeggeri in possesso di abbonamenti sulle linee ferroviarie di alta velocità. Ci arriverò un attimo, quest'anno abbiamo fatto un altro atto importante, però ci arrivo veramente tra qualche minuto. Andando rapidamente adesso a una panoramica sulle attività che abbiamo svolto quest'anno. Quindi riguardo all'accesso delle infrastrutture, partendo dagli aeroporti, non mi dilungherò ulteriormente, ve l'ho detto già prima, sono stati adottati nuovi modelli di regolazione dei diritti aeroportuali.
vi sottolineo solamente quelle che sono magari le cose secondo noi più importanti. Uno, maggiore promozione della trasparenza. Quindi gli obblighi di trasparenza, soprattutto che sono rafforzati anche per sugli incentivi all'attività volativa. Questo è un tema di grande interesse. Abbiamo anche fatto un'attività di monitoraggio per cercare appunto di definire e in qualche modo fare un assessment di questi incentivi. Abbiamo definito una metodologia unica ed uniforme per il calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito netto, dando un valore unico per l'intero reparto, per l'intero comparto, scusatemi. Abbiamo definito poi un benchmark di riferimento per l'efficientamento delle gestioni e per il recupero annuale poi del reale della produttività. E poi ci sono delle misure che vanno a incentivare realizzazione di investimenti strategici, magari anche su indirizzo governativo, su indirizzo dell'ENAC. Anche qui un messaggio molto molto importante che sottolineiamo anche quest'anno è che si deve assolutamente concludere al più presto il processo di definizione dei contratti di programma appunto dell'attuazione, scusatemi, dei modelli di regolazione per gli aeroporti con contratti di programma cosiddetti in deroga, quindi come dicevo prima Roma, Milano e Venezia. Devo però favorevolmente sottolineare che comunque per quanto riguarda gli aeroporti di Roma, insomma, il processo è maturo, quindi mi aspetto che un atto aggiuntivo poi sia, quindi l'adozione dei nostri modelli avvenga addirittura nelle prossime settimane. Qui trovate poi anche un po' le cifre del trasporto aereo, però quelle che trovate qui sono i dati che sono pubblicati da ENAC e alcuni invece sono frutto di nostre elaborazioni, quindi non sto adesso ad elencarveli. Invece vado rapidamente avanti. Per quanto riguarda le autostrade, qui abbiamo approvato il sistema tariffario di pedaggio relativo all'A21 per la tratta Piacenza-Brescia. E come vi dicevo prima, noi alla fine abbiamo concluso la definizione del sistema tariffario per 23 concessioni autostradali, però di queste insomma, solamente 4 hanno pienamente adottato i nostri modelli. Quindi questo è un altro messaggio importante che lancerò oggi in Parlamento, quindi quello di velocizzare l'adozione dei nostri modelli per tutte le concessioni. Tanto ancora una notizia che vi do. È un po' al di fuori del perimetro di quest'anno, però è un risultato importante. Lo scorso 7 settembre abbiamo avviato anche il procedimento per la definizione del pedaggio per il consorzio delle autostrade siciliane. Erano 23 anni il segretario che si aspettavano, quindi anche questo è un passo importante, però è una notizia di attualità che vi do, è al di fuori del perimetro dell'attività di quest'anno. Andando avanti invece sulle subconcessioni autostradali, ad agosto del 22 abbiamo approvato gli schemi di bandi per i servizi di ricarica dei veicoli elettrici, questo in linea con gli obiettivi del PNRR, e poi a gennaio di quest'anno abbiamo poi invece deliberato ed approvato gli schemi di bandi di gara dei concessionari autostradali per l'affidamento delle subconcessioni e dei servizi di distribuzione carburante e di ristorazione che sono collocati appunto lungo la rete autostradale nazionale. Qui abbiamo introdotto dei criteri anche qui di competitività e di trasparenza, una più ampia. Favoriamo una più ampia ed equilibrata partecipazione alle gare, cercando di avere la massima apertura del mercato e andando a ridurre anche i prezzi per gli utenti. Abbiamo per alcuni prodotti definito anche una specie di paniere di riferimento, sempre andando a considerare quelli che sono i dati poi forniti dal MIMIT. Tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica entrano anche la varietà, la qualità e la moderazione, come dicevo prima, dei prezzi di beni e servizi di largo consumo. Un messaggio che lancerò oggi verso il Ministero di Infrastrutture e Trasporti è quello che secondo noi è urgente che sia aggiornato il piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizi autostradali, che è fermo al 2015. Secondo noi oggi bisogna ridurre e ottimizzare il numero
delle aree di servizio, e quindi alcune di queste aree potrebbero essere edime, che potrebbe tornare comodo per altre attività, sia per fare nuove aree magari di sosta per autotrasportatori, piuttosto che, come qualcuno ci stava proponendo, anche poi di andare a installare pannelli solari o quant'altro, insomma, sicuramente sedime che verrebbe liberato per nuove attività. Per quanto riguarda alle ferrovie, vi dicevo prima che uno dei fatti, insomma, obiettivamente ed oggettivamente raggiunti e conseguiti è la liberalizzazione, l'effettiva concorrenza nel segmento di servizi di trasporto passeggeri di alta velocità. Però abbiamo approvato quest'anno una delibera con la quale, insomma, come trovate scritto qui, ci teniamo quindi a ribadirlo, abbiamo cercato di introdurre un vero e proprio cambio di passo rispetto all'approccio avuto dalla regolazione fin qui, cioè andiamo ad introdurre dei modelli econometrici e di ingegneria dei costi per andare ulteriormente ad efficientare i servizi ferroviari. Quindi ci sono delle metodologie che definite, che si basano sui cosiddetti KPI, cioè dei indici di produttività, di qualità e di prestazione, che siano facilmente definibili, quantificabili e misurabili. Quindi ci sarà un meccanismo di adeguamento annuale dei canoni predeterminati per ciascun periodo tariffario, proprio anche e soprattutto, anche e soprattutto in esito allo stato di effettivo avanzamento degli investimenti che vengono poi inclusi nel calcolo tariffario. E abbiamo posto particolare attenzione al rischio di saturazione della capacità della rete per far sì, insomma, che ci sia il più equo accesso all'infrastruttura nazionale, quindi permettere poi l'ingresso di eventuali nuovi player. E quindi gli standard prestazionali della gestione della rete saranno misurati anche in termini di puntualità e velocità nel rispetto, come dicevo prima, delle tracce orarie che debbano appunto essere assegnate, che devono essere assegnate poi alle imprese ferroviarie. Anche qui trovate le varie cifre, non le sto qui ad elencare, però vi ricordo che sul nostro sito esiste un portale che è stato aggiornato, quindi aggiornatissimo, che contiene i dati di tutte le aree dei trasporti. Insomma, vi invito, insomma, a dare un'occhiata, perché ci sono delle cifre veramente interessanti. Passando rapidamente ai porti, sapete che, insomma, recentemente ad aprile c'è stato il decreto, le linee guida per l'applicazione del regolamento sulle concessioni portuali, un decreto del ministro Salvini di aprile del 2023, che dà all'autorità maggiori poteri nella definizione degli schemi dei piani economici e finanziari delle concessioni portuali, e anche soprattutto con lo scopo di andare a definire delle durate congrue delle concessioni. Vi ricordo che queste linee guida sono essenziali, fanno parte degli adempimenti che sono cogenti per il conseguimento della terza rata, insomma, per intenderci, dell'erogazione della terza rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi questa attribuzione di potere è strettamente legata all'erogazione di quella rata di 18 miliardi e mezzo. E quindi ovviamente il messaggio che noi diamo è che queste funzioni devono necessariamente essere preservate anche e soprattutto nell'ottica di questa annunciata riforma del sistema portuale, che, insomma, so che il Ministero sta lavorando alla riforma del sistema portuale, quindi il nostro ruolo, che tra l'altro è già previsto nella nostra legge istitutiva, deve essere ovviamente preservato. Rapidamente, per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, anche qui abbiamo avuto un rafforzamento dei nostri poteri, anche queste legate a delle milestone del PNRR, in particolare due di queste milestone. Quindi abbiamo avuto ovviamente tramite queste milestone l'attuazione, come sapete, avviene tramite la legge annuale per la concorrenza. E quindi qui ci sono state alcune funzioni in più per l'autorità. Una di queste riguarda l'obbligo per gli enti locali di fornire all'autorità, nel caso di affidamento di contratti di servizio senza procedure a evidenza pubblica, di fornire all'autorità quindi una qualificata motivazione del mancato ricorso al mercato.
E in questo caso l'autorità è diventata anche uno strumento importante di raccordo tra gli enti territoriali e locali e anche la regolazione in sé, ma la regolazione non solamente quella nostra, ma anche quella prevista dalle normative europee. Anche qui, come vi dicevo prima, siamo andati avanti nella definizione delle condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada, connotati da obbligo di servizio pubblico, e poi questo è uno dei nuovi poteri, il secondo dei nuovi poteri che sono stati attribuiti quest'anno, appunto andiamo ad individuare anche i costi di riferimento dei servizi di trasporto pubblico locale e su strada. Ci sono state delle interazioni molto interessanti, è un tavolo tecnico con l'ANCI e anche con le regioni che ha prodotto degli importanti risultati, uno su tutti, insomma quello di cercare di fare anche chiarezza insomma, nelle numerose norme insomma, che sia quelle preesistenti che quelle che poi sono state appunto definite nei regolamenti europei di quest'anno. Andando rapidamente a servizio taxi invece, servizio taxi sapete di grande attualità, insomma, soprattutto ciò che è successo nei mesi scorsi. Qualcuno di voi ricorderà che già a marzo dell'anno scorso noi avevamo pubblicato delle linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per regioni ed enti locali e anche quest'anno io ribadisco che questo è uno strumento molto potente a disposizione degli amministratori locali per prevenire e contenere eventuali criticità legate alla qualità del servizio, alla maggiore flessibilità in ambito tariffario, all'uniformità del rilascio delle procedure appunto per il rilascio di nuove autorizzazioni. E lì dentro, in queste linee guida, trovate anche alcune delle misure che in questo momento anche sarebbero assolutamente necessarie. Mi riferisco per esempio alla possibilità di licenze straordinarie in alcuni periodi. E questo, come sapete, questo concetto è stato fortemente rafforzato dal decreto asset no, del 10 agosto scorso, quindi c'è una norma che si riferisce a quello. Però già nelle nostre linee guida insomma, è prevista la possibilità di poter emettere delle licenze temporanee nei momenti di picchi. E poi e anche e soprattutto nel servizio che viene offerto invece ai cittadini, che ci sono delle indicazioni estremamente importanti. Quindi rinnoverò anche quest'anno l'invito sia al Parlamento che al Governo di insomma, in qualche modo poter utilizzare queste linee guida, ma anche il nostro supporto, perché riteniamo che questo lavoro possa essere utile appunto nella definizione poi di norme e azioni governative che possano in questo caso poi rivestire un carattere non esclusivamente straordinario. Sul servizio taxi trovate, come dicevo prima, nel portale dei dati di cui appunto accennavo precedentemente, trovate delle tabelle aggiornatissime, ci sono degli elementi molto interessanti. Vi preannuncio che per l'immediato futuro noi riteniamo che l'autorità possa giocare un ruolo importante proprio nel monitoraggio del numero anche di licenze secondo noi, tra virgolette, ottimali che potrebbero essere definite appunto nelle città, almeno nelle città più grandi. Quindi anche su quello andiamo a cercare di capire e definire quello che può essere l'ottimizzazione del servizio fornito appunto ai cittadini. Sui diritti passeggeri utenti, lo accennavo prima, abbiamo definito questo importante atto di regolazione sul contenuto minimo dei diritti degli utenti autostradali. È un atto importante perché è un atto, tra l'altro, il primo atto di questo tipo anche nel panorama europeo. C'è stato qui un ampliamento delle garanzie della tutela, come dicevo prima, dei diritti dei passeggeri. Innanzitutto un focus importante
è stato acceso sulla qualità e sull'accessibilità delle informazioni disponibili per gli utenti. Dopodiché ci sono delle misure che vanno a incentivare l'accessibilità alle stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento. E poi, vabbè, le trovate elencate qui, vi dico quelle più importanti. C'è un sistema di trattamento dei reclami che va definito in un certo modo, ma poi c'è anche dei servizi che sono dovuti in qualche modo agli utenti nel caso di, per esempio, di limitazione all'uso di infrastruttura stradale o rallentamenti del traffico. Quindi ci deve essere, sono meglio definiti dei criteri a garanzia dell'assistenza agli utenti. E poi abbiamo pensato anche in alcuni casi a delle misure che vadano, insomma, per intenderci di cashback nel caso, appunto, di impedimento o limitazione all'uso dell'infrastruttura autostradale. Una cosa importante anche riguarda la qualità dei servizi autostradali, per esempio la disponibilità e la fruibilità delle aree di servizio e quindi di parcheggio e di sosta, dove abbiamo posto particolare attenzione a tutti gli utenti, alle persone a mobilità ridotta, ma e anche agli autotrasportatori. Quindi questo atto di regolazione sta per concludere, quindi abbiamo definito tutto, quindi pensiamo, questo è primo di questo tipo, pensiamo di chiudere il procedimento a brevissimo, quindi nelle prossime settimane. Qualche numero invece sull'Alternative Dispute Resolution di cui vi dicevo prima, quindi sulla risoluzione non giurisdizionale delle controversie. Qui i numeri con cui stiamo avendo a che fare sono tantissimi, riguardano prevalentemente, per più del 97% per la precisione, il settore del trasporto aereo, no? Quindi abbiamo avuto in tre mesi, in due mesi, oltre 5.000 istanze, quindi veramente, veramente un numero elevatissimo, quindi sta impegnando la struttura, però insomma, stiamo definendo dei protocolli d'intesa anche con altri soggetti e qui colgo l'occasione, lo farò anche tra un attimo in Parlamento, per ringraziare anche l'Agicom, perché abbiamo interagito, grazie a loro ci hanno messo a disposizione la piattaforma Concilia Web, che è quella che poi sarà utilizzata, è già utilizzata dagli utenti. Sulle criticità, vabbè, sapete tutti che proprio col decreto asset del 10 agosto scorso il comparto dell'autotrasporto è stato escluso dalle competenze dell'ART. No? Su questo ovviamente noi non possiamo essere d'accordo su questa misura. Oggi ci sono le audizioni in Senato, come sapete, ovviamente sarei andato anche io in audizione, ma depositeremo una memoria oggi stesso, perché insomma, secondo noi invece ART già esercita funzioni di regolazione nel mondo dell'autotrasporto. È un comparto importante, tra l'altro è un comparto per il quale già erano previste delle agevolazioni, perché noi pensiamo, insomma, che la motivazione principale sia insita proprio nell'esonerare gli autotrasportatori dal pagamento del contributo di funzionamento dell'autorità. Come sapete, negli ultimi anni questo è sempre stato fatto per norma, quindi dal 2021-2022-2023, anche per quest'anno tra l'altro era già stato escluso il comparto dal pagamento dei contributi dell'autorità, e poi con questo, l'articolo 20 del decreto legge del 10 agosto invece, con il 104, il comparto è stato completamente escluso dalle competenze dell'autorità. Noi su questo ribadiamo ovviamente la nostra contrarietà, inviterò, insomma, il Governo e il Parlamento a un ripensamento in sede di conversione, che sapete sta avvenendo in queste ore. Ci sono delle competenze ben chiare, ben definite tra un'autorità di regolazione indipendente e un ministero. Riteniamo di nuovo che già di numerose nostre misure regolatorie sono previste in numerosi nostri atti regolatori ci sono numerose misure dedicate all'autotrasporto. Quindi questa è una cosa sulla quale, insomma, che andremo a sottolineare, che insomma, sulla quale non siamo, come potete immaginare, tanto d'accordo. Sulla visione invece, prospettive di mobilità del futuro, il mondo dei trasporti sapete benissimo essere un mondo di grande dinamismo.
negli ultimi anni è cambiato tantissimo. I 3 anni di pandemia hanno cambiato anche le abitudini dei passeggeri e degli utenti. Però c'è tanta innovazione tecnologica, non solo in questo settore, con un processo di sviluppo economico importante che è stato ulteriormente accelerato proprio grazie al PNRR. Quindi noi pensiamo che in questo mondo e in questo momento sia necessaria una regolazione che sia indipendente, vicino all'utenza e sostenibile, cioè nel senso sostenibile riguarda relativa non solamente al fatto che debba incentivare delle economie che siano sostenibili quindi dal punto di vista economico, ambientale e sociale, ma la regolazione stessa, questo insomma lo dico dai primi momenti del nostro insediamento, deve favorire i mercati. L'autorità deve essere finalmente vista come il garante del mercato stesso e quindi le nostre misure in qualche modo devono incentivare gli investimenti nel mondo del trasporto. E i nostri obiettivi hanno sempre poi a mente la tutela dell'utenza e il presidio quindi dell'interesse pubblico. Un ruolo che secondo noi in questo momento è importante e che l'autorità si candida ad espletare riguarda invece proprio la vigilanza sulla sostenibilità economica degli investimenti nelle infrastrutture, negli ingenti investimenti che il nostro Paese ha già avviato e sta per avviare. Non solamente i tantissimi fondi del PNRR, ma anche, come sapete, ci sono anche altri fondi aggiuntivi. Quindi le competenze tecniche che l'autorità ha maturato in questi 10 anni, la terzietà, l'indipendenza dell'autorità, sicuramente la candidano ad un ruolo di rilevanza proprio in queste azioni di vigilanza sulla sostenibilità economica degli investimenti. Cioè io mi fermerei qui, Sergio, purtroppo ho fatto il più breve possibile, quindi penso ci sia qualche spazio per... Sì, abbiamo qualche minuto per eventuali domande, stiamo veramente stretti con i tempi perché poi il Presidente dovrà salire su presso la Presidenza della Camera dei Deputati e da lì poi trasferirsi nella Sala della Regina. Se ci sono delle domande, volentieri. Eccoci, prego. Sono Flavio Lepore di Asca News. Vedo nel suo discorso un passaggio in cui parla di criticità nella gestione della rete ferroviaria in termini di puntualità, credo di utilizzo degli slot, diciamo, può un attimo spiegare questo aspetto? L'autorità deve sempre lavorare affinché il servizio sia a livelli qualitativi i più alti possibili, no? Onestamente anche rispetto ad altri standard europei l'Italia è messa bene, non è messa malissimo. Però la puntualità deve rimanere un must, ma soprattutto la locazione appunto degli slot, come diceva lei, cioè quelle che sono nel gergo ferroviario appunto le tracce, perché sa, il gestore nazionale, ci sono delle forti interazioni con il gestore nazionale affinché ci sia la maggiore disponibilità possibile anche per eventuali nuovi operatori, no? Il nostro sistema è già abbastanza... diciamo saturo, però noi riteniamo che ci siano dei margini di miglioramento, quindi quando il nostro gestore ci rappresenta una situazione nella quale insomma, sembra che insomma, le tracce disponibili siano limitate, in realtà secondo noi ci sono dei margini di miglioramento su questo, infatti l'atto regolatorio che abbiamo definito quest'anno va proprio in quella direzione, invitiamo il gestore dell'infrastruttura nazionale ad utilizzare i modelli econometrici che meglio vadano poi a definire, a calcolare sì, in maniera proprio anche matematica la disponibilità delle tracce ferroviarie. Antonio D'Angelo di Ferpress, prego. Thank you.
Sì, come le dicevo, con le linee guida che sono state approvate dal Ministro Salvini ad aprile, si sta iniziando a fare proprio un po' di quella chiarezza di cui parlava, no? È importantissimo il ruolo dell'autorità proprio in questo momento nel quale si stanno discutendo appunto riforme del sistema portuale. E quindi il nostro ruolo nella definizione di schemi di piani economici finanziari uguali per tutti, perché oggi con le 16 del sistema portuale i criteri non sono omogenei. E anche intervenire nella definizione di quelle che possono essere la durata ottimale delle stesse concessioni portuali legate al tipo di investimenti che saranno realizzati. Ora è chiaro che sulla riforma del sistema portuale ovviamente noi non abbiamo, queste sono scelte ovviamente politiche, però io penso che in qualsiasi direzione si vada il ruolo dell'autorità, considerato il mondo attuale e il mercato attuale, sia ancora più importante, proprio a garanzia della terzietà, della nostra terzietà, e quindi sempre di equidistanza nella garanzia degli interessi sia del concedente, se pubblico, che del concessionario, sia esso pubblico o privato. Altre domande? Ringrazio Ugo che ci ha raggiunti perché era ci seguiva dall'altra sala. Posso, Sergio? Bene. Sergio. Ah, scusami, Giorgio Santilli, prego. Presidente, gli ultimi due punti vorrei toccare, nel senso l'attuazione, il vostro ruolo, aiuto, sostegno nell'attuazione degli investimenti del PNRR e questo ruolo un po' tutto da inventare, mi pare di capire, di vigilanza sulla sostenibilità economica degli investimenti. Al di là degli auspici e della visione, c'è qualcosa di concreto sull'uno e l'altro punto a cui possiamo agganciarci? Certo, sicuramente partirei proprio dalle esperienze che noi abbiamo maturato in questi anni. No? Abbiamo una visione straordinaria e unica di tutto il mondo dei trasporti. Abbiamo sviluppato delle competenze economiche, econometriche importanti e proprio nella definizione di quelli che sono dei criteri più oggettivi possibili che ci vadano appunto a misurare la sostenibilità di un investimento. Quindi noi, per quanto riguarda il PNRR, un ruolo importante già ce l'abbiamo e riguarda anche tutti i poteri nuovi e tutte le funzioni nuove che il PNRR ci sta attribuendo, non solo nei nostri poteri di enforcement, ma anche nella stessa vigilanza. Come ha visto e come sa, sono diverse le milestone del PNRR che sono legate proprio ad interventi anche di vigilanza dell'autorità stessa. E invece sulla sostenibilità degli investimenti, questo è un ruolo che noi già in qualche modo, un ruolo importante che abbiamo già nel mondo delle concessioni, quando andiamo proprio a definire l'ammissibilità di investimenti in tariffa. Quindi questo noi dobbiamo innanzitutto partire dalla sostenibilità di un piano economico finanziario e quindi di là poi andarci a costruire quanto di quello poi sia effettivamente realizzabile e quindi sostenibile. Poi abbiamo anche una funzione di vigilanza quindi ex post nel momento in cui andiamo a controllare, a vigilare che gli investimenti siano stati effettivamente realizzati da un punto di vista economico. Poi qua c'è una forte interazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che invece ha il compito di vigilare sulla realizzazione vera e pratica degli investimenti stessi. Quindi io lancio questo messaggio perché è proprio legato già fortemente alle competenze che noi abbiamo e alle attività che abbiamo svolto in questi ultimi 10 anni, in questi primi 10 anni, scusateci. Sì, Paola, non so come Natale è. Brunetto rapidamente per Avia News. No, sono sì. Sì, sì, sono. Quindi qua l'accordo è tra passeggero e compagnia aerea, no? Perché noi interveniamo, cioè le dispute nascono nel momento in cui in prima istanza il passeggero e l'utente si rivolge alla compagnia aerea e all'ENAC, quando non c'è soddisfazione di questo iter, prima di andare di avviare dei processi giuridici si passa da noi e quindi questa è una prima, insomma.
tipologia appunto di istanze, di procedimenti che ci sono giunti e che sono oggetto di conciliazione in questo momento. Quindi quello che vediamo qui sono mancato accordo oppure un procedimento che alla fine c'è stata un'interazione tra utente e fornitore del servizio, ma non ha poi portato effettivamente un accordo, e poi di questo insomma, puoi vedere che c'è una parte che invece poi è conclusa in negoziazione, no? che poi si è stata risolta, che è una piccola percentuale rispetto al totale. Qui sono i dati esatti, non ce li ho, sono sul nostro portale, però è legato strettamente al numero, quindi mi sembra è facile rispondere per me, perché è legato al numero di passeggeri, quindi statisticamente direi in questo momento appunto, è un campione statistico, quindi alla fine si ridono gli effetti. Io penso che dobbiamo scappare. Vi ringrazio, e dalle 11 in poi sul nostro sito saranno disponibili tutti i materiali, compresa la relazione del Presidente e il rapporto che viene depositato in Parlamento. Grazie. Grazie a tutti e buon lavoro.